Pochi alimenti hanno una storia così importante come la patata, perché pensate, fu importata in Europa dagli spagnoli che l'avevano conosciuta durante la conquista del Perù ed era il 1580, ma per tanto tempo fu considerato un tubero che, in quanto nasceva sottoterra, avesse delle caratteristiche diaboliche, per cui la scoperta alimentare avvenne più tardi, a cominciare prima da alcuni paesi e poi da altri, tanto che se oggi la patata di Bologna è una patata DOP, conosciuta in tutto il mondo, con delle caratteristiche pregevoli, a Bologna invece ci volle veramente tanta forza di uno scienziato, di un botanico importante per farla diventare degna della tavola emiliana. E oggi ormai invece c'è a pieno titolo, tanto che qui la stiamo cucinando un po' in tutte le salse. Qui vediamo addirittura, vi chiederete perché in effetti una trasmissione di agricoltura che c'entra una bellissima ragazza con l'accappatoio e una estetista erborista, perché con la patata si possono fare, immagino, maschere, massaggi, lo vedremo tra un po'. E poi c'è Gianluigi Veronesi che col mondo di Degusta e col mondo di Patata in Bo rappresenta proprio questa bella kermesse che, ahimè, è ormai alle battute finali, però insomma quest'ultimo weekend lo si può acchiappare nei tanti ristoranti di Bologna. Allora, una battuta proprio velocissima, facile o difficile mettere insieme questo mondo della patata, far sì che i ristoratori propongano proprio la patata di Bologna? È facile farlo, perché gli operatori che hanno creduto in questo tipo di manifestazione, dall'agricoltore al commerciante, al produttore, alle associazioni, hanno veramente aderito in massa, grazie anche alle associazioni di categoria che ci hanno aiutato, e quindi abbiamo dato un risultato, perché questo settore non è fatto da solisti, ma da un ottimo concerto di operatori di tutta la filiera. Che abbiamo raccolto tra l'altro qua, difatti uno alla volta arriveranno qua a Monte del Re e ci racconteranno ognuno il suo sipario. Tra l'altro, se volete appunto consultare il sito di Patata in Bo o di Degusta, troverete anche quali sono i menù dei vari ristoratori di Bologna. È anche il caso di spingere un po' il consumo, perché il Belgio ne consuma tantissime, noi in Italia non è proprio che abbiamo un consumo pro capite così elevato, quindi cercare di spingerlo è importante anche sotto il profilo della dieta alimentare. A questo punto siamo scesi nelle cucine di Monte del Re ad accompagnarci naturalmente le nostre patate, ma anche lo chef Umberto Cavina. Dunque, la patata innanzitutto volevo fare una piccola introduzione, perché è un ingrediente che è molto, molto presente nella cucina del nostro territorio, ma anche nella cucina nazionale. È un ingrediente che si presta a fare molte preparazioni, molti piatti, lo possiamo trovare nei risotti, lo possiamo trovare come contorno, fatto in mille modi, vicino a pietanze di carne o di pesce. Si possono addirittura fare anche dessert con le patate, quindi è un ingrediente molto, molto importante. Anche perché ci sono tante patate, quindi ogni patata è votata magari anche a diversi usi di cucina, e questo è importante che lo sappiano non solo gli chef, ma anche le massaie o diciamo chi si cimenta a casa, e difatti noi le vedremo un pochino dopo tutte quante queste tipologie. È un prodotto versatile, è un prodotto che si presta ed è un prodotto che può essere anche arricchito con poi condimenti o cose, come certo. Vediamo ad esempio proprio in questo, che è un primo piatto. Lei ha preso delle patate, in questo caso abbiamo usato le Bologna DOP, semplicemente lessate e passate. Questa è la classica preparazione della pasta dei gnocchi di patate alla bolognese, quindi dove mettiamo la patata, deve essere sempre sul tiepido. Quando è stata appena cotta è importante che venga passata e venga fatta evaporare un po' di acqua, in modo che quando le andiamo a impastare non sono troppo... Dell'altra farina. Ci aggiungiamo la farina, ci aggiungiamo il parmigiano. Poi magari qualcuna di queste ricette le pubblicheremo sul nostro sito, quindi mi raccomando. Per quanto riguarda, come diceva anche lei, visto che le patate sono molto diverse tra loro, ci sono diverse tipologie, e anche in base alla stagione che le andiamo a utilizzare hanno più o meno acqua, quindi certo. È difficile dare anche delle dosi. Naturalmente è importante che ci sia anche un po' la mano, diciamo, di chi fa l'impasto, quindi la patata può richiedere più o meno farina a seconda della quantità di acqua che trattiene. Ecco, qui abbiamo cominciato a mettere anche le uova e man mano aggiungiamo altra farina e altro parmigiano affinché diciamo che l'impasto assuma la consistenza di quella che potrebbe essere invece una sfoglia tirata col matterello, come quella tradizionale romagnola o comunque nostra bella italiana.
Allora, a questo punto abbiamo preso insomma un pezzo del nostro panetto e si comincia a stendere esattamente come una sfoglia. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma chi vuole può, come anche nel purè, aggiungere il profumo della noce moscata. Io personalmente gliene metto tanta perché a me piace, anche in questo tipo di sfoglia per fare le nostre mezze lune ripiene ci può stare. Allora, la sfoglia come va tirata? Un po' grossettina, un po' sottilina? Un po' spessa, perché comunque non ha la consistenza della pasta all'uovo, quindi bisogna lasciarla un po' più larga, bisogna lasciarla un po' più spessa. Per quanto riguarda invece la consistenza, è comunque abbastanza facile da stendere, abbastanza morbida. È molto importante rispettare il procedimento di far evaporare l'acqua dalle patate dopo che sono state lessate, che sono state passate, proprio per far sì che l'impasto non diventi colloso. Allora, adesso questo è il nostro ripieno, che abbiamo detto è fatto di porcini e gamberi. E gamberi legati con un cucchiaio di mascarpone neutro, in modo che comunque i due ingredienti stiano assieme. Si rovescia la parte della pasta, ovviamente, così diventa la parte, diciamo, di quello che è un tortello a mezzaluna, insomma, nel senso che togliamo eventualmente l'aria. E a questo punto noi non abbiamo altro che da fare. Bollirli appena un po', immagino che la cottura sia molto veloce, 3-4 minuti, dopodiché le nostre mezzelune poi le andremo invece a servire in tavola. Ma questo è un altro discorso, perché noi in tavola dopo vedremo tutti i piatti, quindi una piccolissima pausa e tra un po' ci ritroviamo.